dispiace perché volevamo chiudere in bellezza e volevamo fare punti perlomeno, e secondo me li avremmo meritati. E non commento la decisione finale, ognuno si fa le sue idee, però la squadra è stata in campo bene. Il settimo KO in campionato, quello inflitto dal Genoa nel rocambolesco 4-3 del Ferraris, non incide sulle certezze accumulate dal Bari in un percorso lungo 38 giornate, né sicuro Michele Mignani, l'allenatore biancorosso, si gode i 65 punti e il terzo posto della sua squadra, che entrerà in scena nel tabellone playoff il 29 maggio con la semifinale di andata da giocare sul campo di una tra Südtirol e Regina, avversarie nel preliminare del 26. Non ha preferenze l'allenatore su chi affrontare. Quando arrivi a questo punto, se devi vincere devi battere chiunque affronti, quindi non so, non guardo chi c'è, prepariamoci, lavoriamo sulla nostra testa, è tutta un'altra cosa. Adesso son due partite dove non puoi sbagliare nulla, dove i dettagli fanno la differenza, dove ci devi arrivare con la testa libera, con le gambe messe bene, quindi indipendentemente da chi affrontiamo lavoriamo molto su di noi e pensiamo a noi. Il Bari tornerà al lavoro lunedì con vista sul rush finale di stagione, quello che determina. Mignani si sbilancia anche sui singoli, a partire da Sebastiano Esposito, arrivato a Genova al quarto centro stagionale e tornato da un mese al centro del mondo biancorosso, anche da trequartista. Mi fa piacere perché soprattutto nell'ultimo periodo si è calato nella parte nella maniera giusta, non che prima non l'avesse fatto, ma adesso si vede che è in fiducia. E il gol gli ho fatto i complimenti, ma gli ho dato un consiglio tattico perché c'era bisogno di continuare a lavorare in una certa maniera. Carezze anche per Walid Khedira, arrivato con il centro al Genova a quota 22 gol in stagione, considerando anche la Coppa Italia. Non penso che un gol faccia la differenza su quello che è stato il suo rendimento di una stagione, però lui, gli attaccanti hanno bisogno e lui aveva bisogno di fare questo gol. Sono contento che sia arrivato, tra l'altro ha fatto un grandissimo gol. Noi dobbiamo arrivare tutti quanti con lo spirito giusto. Quello che abbiamo fatto durante la stagione ci deve dare forza, però poi sapere che adesso si parte tutti più o meno alla pari è un'altra cosa, un altro campionato. Proprio l'attaccante marocchino, terzo alla pari con Brunori nella classifica marcatori del campionato, suona la carica in vista delle 3 settimane che potrebbero regalare al Bari il completamento di un sogno chiamato Serie A. Diciamo che arrivati a questo punto qualsiasi squadra è difficile da affrontare, perché arrivare ai playoff e la vincente, soprattutto quella che affronteremo, è una delle 4 più forti dei playoff, quindi ci dovremmo preparare al meglio per affrontare questa ennesima sfida e dovremmo essere pronti, dovremmo essere super concentrati, prepararci al meglio per queste finali e iniziamo appunto da lavorare da questa settimana.